L'Austria ha severamente limitato la vita dei non vaccinati. Da oggi solo le persone vaccinate e guarite dal Covid potranno andare al ristorante, partecipare ad eventi e avere una vita sociale normale. Il test negativo al Covid non è più equiparato al Green Pass. Il paese ha registrato nel weekend un nuovo record di quasi 10.000 nuove infezioni. Sono state abolite le restrizioni ai viaggi nelle regioni con tassi di vaccinazione particolarmente bassi e con l'epidemia in risalita. In tutto il paese i controlli sono ormai correnti e le regole vengono applicate anche a fronte dell'indignazione di alcuni cittadini. Come questo signore, appena fermato dalla polizia perché sprovvisto di Green Pass. Sinceramente sono arrabbiato. Ma lei è vaccinato? No. No. Valutato a solo il 63%, il tasso di vaccinazione in Austria è fra i più bassi in Europa. Dobbiamo aumentare il tasso di vaccinazione, dovremmo quindi ridurre il numero dei non vaccinati, spiega il cancelliere austriaco. Le regole sono sempre più stringenti e non solo per i cittadini austriaci residenti, ma anche per i turisti, poiché il blocco per i non vaccinati si applica anche al settore alberghiero. L'Austria intende garantire il turismo invernale, che rappresenta grandi guadagni per il paese, nonostante il numero dei contagi sia in aumento in tutta Europa. Tuttavia, gli esperti sembrano ottimisti. Supponiamo che al momento i numeri continueranno a salire, sia nei test positivi che in successione nei ricoveri. Non abbiamo abbastanza vaccinati, ma vediamo, come accade negli altri paesi, che non siamo troppo lontani dal punto di svolta, con un sistema che impone delle restrizioni e raggiunge una sufficiente soglia di immunizzazione collettiva. Negli ultimi giorni l'Austria ha visto un aumento significativo delle vaccinazioni dovuto in parte alle nuove misure. Secondo il governo austriaco, il cosiddetto lockdown per i non vaccinati durerà fino a Natale e Capodanno. Johannes Bleschberger, Euronews, Wien.